Allora mi trovo con Mileno Scali, attore, cabarettista, imitatore di tutto. Imitato per anni, sei stato il sosia di Benigni, hai lavorato con Bagandino, con Lino Mano, quanta roba hai fatto? No, ho fatto tante cose, ma ancora non mi danno la pensione, per cui ho tempo per farne altre. Però volevo dire questo, cioè, perché te ha parlato di Benigni, no? Non è che io ho fatto il sosia di Benigni, cioè, ormai non si somiglia neanche più Benigni a se stesso, quindi cioè, è stato un'epoca... Percorsi... Sì, ho fatto diciamo un po' la satira di Benigni. Ma noi siamo qui davanti al Petrarca, ma perché siamo qui? Per prendere un caffè... Con Utopia, con gli uomini. Con la moglie, qualcuno se lo ricorda nella gag di Vieni avanti cretino, giusto il film? Sì, sì, sì. Okay. Sì. Però noi oggi vogliamo parlare di un altro evento. Oggi il 13 maggio, nasceva ad Arezzo nel 1932, il 13 maggio, Gianni Boncompagni, un aretino doc, che però dopo si è spostato e tu l'hai conosciuto. Sì, 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 no, io l'ho conosciuto. Ma guarda che quello era la televisione, cioè Boncompagni con Arbore, con Bracardi, sono stati... in un certo periodo la radio e la televisione è una aretino. Poi l'ho conosciuto qui al Petrarca proprio perché l'hanno premiato la Rai 1 fra gli aretini più importanti. C'era anche io, ma forse era perché. Ma tu eri per sbaglio o eri premiato anche io? Ma mi hanno chiamato proprio, cioè, capito? Io non so come hanno fatto, però diceva. E poi mi sono trovato anche Boncompagni, ma era forte, lui era proprio. Cosa ricordi di Boncompagni? Il suo modo di fare proprio spiccio. Proprio sì, sì. Aretino? Sì, ma che però no, perché avevano tutto quel gruppo lì della televisione, della radio, che ha fatto la televisione della radio, insomma ricordiamoci che Boncompagni ha fatto anche la gara, cioè ha anche fatto la gara. No, ha creato. Sì, sì. No, non si è fatta. No, nel senso. No, nel senso pecoreccio della. Poi anzi pure che, visto che stavano insieme, ma no, corti non si può. Cioè, non si può essere seri mai. Non si può scherzare, cioè nel senso che si può essere seri, come vuoi dire. No, che appunto. Non ride, togli la mascherina quando no, non si non può, si perché vede... se ancora si bisogna sì. Portarla. Cazzo, vabbè, ce l'ho io, dai. Quindi, ok, insomma, e poi nient'altro. No, oltre ad averlo incontrato qui. No, io l'avevo incontrato anche a Roma e ti devo dire che un compagno che aveva lo studio in via della Giuliana, quindi ti sono preparato, cioè so che. Quindi, più di così. No, appunto io andavo anche nel suo studio, quindi so dov'era, capisci? Capisce, proprio bene, puoi verificare, poi. No, mi basta, ecco. Va bene, dai, tra l'altro questo è un periodo difficile per lo spettacolo, è un po' ancora tutto fermo, le porte lì sono chiuse del quindi teatro. Salutiamo Boncompagni dovunque è, insomma, darci una mano perché diciamo, ci vuole, un santo in paradiso ci vuole. Va bene, grazie Mileno Scali. Grazie a te e un saluto a tutti voi da casa nostra, da qui.